Ascoltato dai colleghi del suo gruppo storico dei motociclisti pistoiesi, alla chiesa di Montemagno di Quarrata si sono svolti i funerali di Sauro Coppini, 67 anni, morto in seguito ad un incidente stradale mentre si stava recando al Giro d'Italia Under 23, dove avrebbe fornito con la sua grande passione e competenza il consueto apporto alla sicurezza dei ciclisti come scorta tecnica in moto. Sauro Coppini era molto conosciuto negli ambienti ciclistici di tutta la Toscana e di tutta Italia e questo lo si è visto anche dalle manifestazioni della gente quando si è sparsa la tragica notizia, di sgomento prima e di affetto verso la famiglia dopo. Dal 2020 Sauro era divenuto presidente dell'OSCIP Pistoia, organizzazioni ciclistiche pistoiesi, una promozione sul campo arrivata dopo l'elezione a presidente del comitato provinciale Federciclismo del suo amico Alessandro Becherucci. Coppini era così bravo che spesso veniva chiamato a fornire il suo apporto in gare importanti come il campionato del mondo di Imola 2020, il Giro d'Italia dei professionisti di qualche anno fa e il Giro della Toscana internazionale femminile. Ora l'ultimo viaggio con tanta gente che si è stretta intorno alla moglie Sonia e alla figlia Martina. Il tuo gruppo non ti ha lasciato. Ti accompagna nell'ultimo viaggio che mai, dico mai, si voleva fare. Il tuo gruppo ti dice semplicemente grazie Sara, sarà sempre il nostro cuore. Ciao amico mio.